Oblio è la prima parola che viene in mente quando si parla di esodo giuliano-dalmata. La stessa parola esodo, dichiara ascendenza biblica, è utile per capire le dimensioni di questo fenomeno, un fenomeno indiscriminato. Per tanti, troppi anni, questo fu il più grande trasferimento di persone che l'Italia abbia mai conosciuto e che è passato sotto silenzio. Tra le 200 e le 300.000 persone di qualsiasi estrazione sociale, l'85% lì abitante, furono costrette a fuggire dalla propria terra natia, cioè l'Istria e la Dalmazia, per trasferirsi nella vicina Italia. L'esodo giuliano-dalmata, ragazzi, ovvero l'emigrazione più o meno forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dalla Venezia Giulia, dal Quarnaro, dalla Dalmazia, territori del Regno d'Italia prima occupati dall'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia del maresciallo Joseph Broz Tito e successivamente annessa alla Jugoslavia, si ritiene sia iniziato qualche anno prima della grande stagione di infoibamenti, ovvero intorno al 1943, che perdurò poi fino al 1956. Due furono le ondate principali. La prima tra il 1946 e il 1951, con protagoniste la città di Fiume, di Pola e di tutti gli altri territori istriani annessi alla Jugoslavia. La seconda tra il 1953 e il 1956, che coinvolse principalmente la popolazione italiana nella zona B istriana, cioè quella che andava da Muggia fino alla punta meridionale della penisola. La scomparsa degli italiani da una regione come l'Istria spezzò di fatto una continuità storica che perdurava sin dall'epoca romana, in una dicotomia città-campagna e costa-entroterra, segnata dalla spartizione tra popolazione italofona e slavofona. Nel caso dell'Istria, la prima era maggioritaria, da Trieste a Pola, eccezion fatta per le campagne dell'entroterra dominate da un ceto di bassa estrazione, per lo più contadini e fattori di origine slovena e croata. In Dalmazia, invece, la comunità italiana era minoritaria, costituita unicamente da una piccola elite urbana nella zona costiera intorno alla città di Zara. Ma quali furono le ragioni dell'esodo? Dömer Milano Herrar. Riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo interrotto nel vecchio episodio di questo reportage. Le ragioni dell'esodo furono diverse. Una delle grandi spinte fu il cambio della quotidianità dettato dall'arrivo della Jugoslavia di Tito. Una vita quotidiana segnata da incertezze per il futuro della propria famiglia, in uno stato dove chiunque parlasse italiano era automaticamente escluso. A questo si aggiungevano le inquietudini per un presente fatto di miseria e povertà che era ben diverso dalla realtà edulcorata della stampa propagandistica del Partito Comunista Italiano, che riportava l'Istria come una terra del Bengodi per gli esuli italiani. La testimonianza degli esuli che in prima persona vissero la tragedia dell'esodo confutava di per sé le ciniche e disumane interpretazioni che venivano addossate alla scelta di fuggire. Ascoltando i ricordi di chi ha vissuto quanto successo, si potrebbe capire quanto doloroso sia stato quel distacco, quanto nessuno fosse conscio di abbandonare la miseria per andare in un paese che lo avrebbe accolto a braccia aperte, quanto la sotterranea finalità di nuocere all'economia jugoslava, dietrologia pura espressa in quotidiani come l'unità, fosse assente nelle famiglie intere che abbandonavano una terra in cui erano radicati da generazioni. Anche l'intolleranza verso tutte le componenti che potessero minare l'egemonia nazionale e sociale del nuovo stato collettivo del maresciallo Tito giocò un ruolo fondamentale. Ma oltre a ciò ci fu la diplomazia con le norme redatte nel Trattato di Parigi, il Trattato di pace del 1947 siglato tra Italia e potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale. Il trattato stabiliva che l'Italia, oltre a dover restituire i territori francesi, jugoslavi e greci occupati durante la guerra, dovesse cedere alla Jugoslavia il Quarnaro, Zara, la quasi totalità dell'Istria, del Carso Triestino e Goriziano e l'alta valle dell'Isonzo fino a Salcano. Per coloro che abitavano nei territori ceduti alla Jugoslavia, il Trattato di Parigi sanciva la perdita automatica della cittadinanza per tutti i cittadini. Le opzioni per gli italiani furono essenzialmente due: restare in Jugoslavia e rinunciare alla propria identità, oppure partire per l'Italia ma lasciare la propria casa. Chi non rientrava in Italia correva così il rischio di rimanere apolide, data l'ostilità della componente slava. A differenza di quanto è stato detto, l'esodo giuliano-dalmata non fu una migrazione volontaria. Se è vero che il governo jugoslavo non avrebbe mai emesso delle leggi ufficiali con cui obbligare la comunità italiana all'esilio, è anche vero che Tito e i suoi organi di controllo si sarebbero adoperati ad attuare pressioni sociali e minacce verbali o anche fisiche protratte nel tempo, tali da determinare per la componente italiana una situazione di invivibilità di fronte alla quale la strada dell'abbandono
diventò così l'unica via percorribile. Chi restava finiva immediatamente integrato al nuovo sistema giuridico e statuale jugoslavo. Gli oppositori venivano definiti nemici del popolo e sottoposti a processi epurativi di vario livello. Tra questi, gli italiani, oltre ad altre etnie, erano maggiormente colpiti per due principali motivi: la loro contrarietà all'annessione jugoslava e la loro identificazione con il regime fascista. Quella Giuliano Dalmata fu così una fuga per restare italiani. Una fuga affrontata con determinazione verso un'Italia sconfitta e semidistrutta, quale reazione al violento tentativo di naturalizzazione voluta nella primavera del 45 dai partigiani slavi. Per dirla con le parole dello storico tedesco Theodor Weiter, la fuga degli italiani, secondo il moderno diritto dei profughi, è da considerare un'espulsione di massa, un atto apparentemente volontario e facente parte un progetto di vera e propria pulizia etnica che rientrava nel processo di formazione del nuovo Stato comunista di Tito. Chiaramente le violenze derivarono anche da vendette personali, da decenni di frustrazioni della componente slava nei confronti dell'occupazione italiana e delle brutalità commesse da reparti speciali antiguerriglia fascisti nei confronti dei civili. Ma oltre a questo aspetto ci fu soprattutto una chiara logica politica e ideologica: eliminare in primo luogo coloro che più potevano infastidire la costituzione della nuova realtà jugoslava, una realtà dilaniata tra il 41 e il 45 dalla guerra civile tra partigiani titini e gli ustascia croati. Alla fine del 45 La Croazia era un vero e proprio lago di sangue. Per dare un'idea del modo di condurre la guerra da parte delle formazioni irregolari jugoslave, lo storico Gianni Oliva scrive: decine e decine di militari italiani furono ritrovati con le membra spezzate, evirati e con gli occhi enucleati. Quando le nostre truppe poterono tornare sul luogo della lotta, poterono constatare che i feriti, dopo essere stati tutti denudati ed evirati, furono poi gettati in un pozzo profondo 25 metri. In un articolo dell'Unità del 30 novembre 1946, spesso preso come estratto bufala per incolpare Togliatti ingiustamente, sotto questo punto di vista, il testo integrale riportava una parte molto esemplificativa di tutto quest'odio. Se invece di gettare fango sul volto martoriato delle genti slave, se invece di dimenticare che in quelle terre infuriò il terrore, quello delle camicie nere, avessimo saputo scindere le nostre responsabilità di popolo italiano da quella dei comuni aguzzini, oggi sarebbe possibile una pacifica convivenza di italiani e slavi sullo stesso territorio. Fu così che dinanzi alla famigerata corsa per Trieste dei titini, gli italiani, la stragrande maggioranza della popolazione della fascia costiera istriana e dei grandi insediamenti urbani, avevano scelto di lasciare la città. Nell'arco di pochi anni quelle aree al di là del confine si sarebbero spopolate completamente. Di parlanti di lingua italiana ne sarebbero rimasti 2-3 mila a fronte di oltre 30 mila. Di pochi mesi prima. Nelle settimane del febbraio 47, in città a forte concentrazione operaia come Pola, Parenzo, Rovigno e Fiume, si sentiva un unico rumore: lo sbattere monotono dei martelli, degli italiani che preparavano i bagagli, portandosi via mobili, attrezzi e animali, il lavoro di una vita e persino i defunti riesumati. Gli effetti di queste azioni furono pesanti. A Zara nel 1940 risiedevano 21.370 italiani, nell'ottobre del 1944 ne restarono meno di 10.000, a Pola rimasero solo in 2.000 su un totale di 32.000, a Fiume, dove la popolazione costituiva tre quarti del totale, si fece strada un sentimento di disperazione e terrore collettivo ben prima dell'ufficialità del Trattato di Parigi, quando ormai era chiaro che la città sarebbe stata annessa alla Jugoslavia. Nonostante le difficoltà create volontariamente dalle autorità di Tito nel rilasciare i passaporti per l'espatrio, su 50.000 abitanti del 1945, oltre 38.000 scelsero l'abbandono della città. Nel 1946 il quotidiano La Voce del Popolo riportò che ai fiumani fu concesso di portare con sé soltanto una valigia con indumenti personali fino a un massimo di 50 kg, nonché una somma massima di 25.000 lire, ad oggi circa 800 euro. Il resto doveva essere lasciato all'amministrazione jugoslava. Ma ancora meglio dei numeri, oggi a darci la dimensione del dramma sono i resti materiali di quanto gli esuli si sono lasciati alle spalle. Oggi tutto questo è conservato nel magazzino 18 nel Porto Vecchio di Trieste. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. Sono tetti di scuola, quaderni di ragazzi, tutto. Tutto questo quindi è soltanto quello che si sono portati? Una non, è stato recuperato. Una parte, perché
erano tre piani, dopo hanno dato fuoco. Ha preso fuoco. Misteriosamente. Ecco, sì. E quindi tutte le cose, qui sono tutte le piccole cose, superlettili, attrezzi, le tovaglie. Ci sono chilometri quadrati, metri quadrati di mobili. Ci sono ancora dei mobili che sono rimasti in zona nelle case vecchie? No, penso di no. Alcuni di questi materiali sono stati comunque presi da associazione e portati qui dentro? No, questo qua è tutte le cose che si sono con i carretti, l'hanno portato. C'è lì la fotografia. Con il carro, sì. Sul molo. Perché io sono di origine friulana, ti dico anche. Io purtroppo essendo toscano l'accento non riesco a distinguerlo bene. Vabbè, ma il nostro dialetto lo capisci anche se parliamo in dialetto. Sì. No. Più o meno. Sì. 1942, Pola. Il prefetto di Pola. Senza neanche farlo apposta, no. Uno dei libri che io preferisco di più. Le masserizie in origine erano ben connotate, divise in cubi, ogni cubo una famiglia, ma davanti a un'imminente tragedia, perché stava per esserci la tragedia anche delle cose, non solo delle persone, come era stato prima. Davanti a questo allora si optò per prendere al meglio. In quel momento si perse ogni tipo di identificazione singola, familiare, e le masserizie diventero un tutt'uno. Quindi non erano più tue, mie, di mio padre, della mia famiglia, ma erano di tutto un popolo. Allo stesso modo questi qua, questi volti, questi ritratti non sono più Carlo, Maria, Giuseppe, ma sono un nome solo per tutto un popolo. È così che siamo riusciti a salvare alla fine le cose. Come riportato nel saggio di Dino Messina, Italiani due volte, la famiglia Vivoda, originaria di Pola, nello sbarcare ad Ancona, dopo una traversata sul piroscafo Toscana, riportò: quando arrivammo ad Ancona, fummo accolti da gruppi di manifestanti che cantavano Bandiera Rossa e ci invitavano a tornare a casa. La nostra partenza era stata preceduta dalle corrispondenze di un inviato dell'Unità, Tommaso Giglio, il quale, nei suoi articoli per il giornale comunista, ci dipingeva come fascisti traditori della causa rivoluzionaria. Il titolo di un libro che è diventato famoso era Ci chiamavano fascisti ed eravamo solo italiani. È un titolo giusto, perché alla fine cosa sapeva quella gente, quella massa di gente, ma cosa sapeva i miei? Io penso ai miei, nonni che erano contadini, servi della gheba, ignoranti, analfabeti, ma cosa sapevano il fascismo, il comunismo, ma cosa gliene fregava? Loro conoscevano quel pezzo di terra che dava il sostentamento per la famiglia, qualche volta non era neanche sufficiente per il sostentamento della famiglia, conoscevano la mucca, se avevano le mucca, conoscevano queste cose qua, tutte cose che erano perdute, perché? Perché la collettivizzazione immediata, i beni all'ammasso, il disorientamento totale, accanto al terrore, alla paura, perché appunto la gente era già svanita. E che sapevi che ti poteva succedere tu il giorno dopo? Ecco che a volte noi diciamo, prendendo bene la situazione, che più della morte poteva la paura della morte, ma la paura non solo della morte tua, soprattutto della morte dei tuoi, di tuo padre, di tua madre, di tuo figlio, quando ti venivano ad avvisare, come succedeva spesso, andè via, perché stanotte i vieni a ciorre, questa notte vengono a prendermi. In Emilia, ancor più che in altre parti d'Italia, valeva il pregiudizio italiani d'Istria uguale fascisti. Se altrove i profughi istriani erano guardati con sospetto perché portavano via il lavoro ad altri italiani, in quelle zone della pianura padana il fattore ideologico era il più importante. Così il sindaco comunista di Carpi, Bruno Losi, che pure si dimostrò un amministratore molto capace ed equilibrato, non andò comunque alla stazione ad accogliere il 4 giugno del 1954 il primo gruppo di istriani che arrivò in Italia, nonostante questo l'invito ufficiale dell'opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. In alcune occasioni addirittura le tensioni montarono tutta una serie di proteste sindacali contro l'accoglienza degli esuli. A Bologna, ad esempio, i ferrovieri chiusero i lucchetti dei vagoni merci dove stava transitando un carico di profughi ivi diretto, il tristemente noto treno della vergogna, negando loro per ore acqua, cibo e accesso al bagno, finché alla fine la pietà del capostazione non li fece partire. Un carro bestiame, insomma, pieno di esuli che volevano continuare ad essere italiani. Tutto questo mentre nei quotidiani jugoslavi la vicenda veniva messa alla berlina e derisa con parole di scherno. Nelle testimonianze raccolte da Lucia Castelli in Italiani d'Istria si riportava:
Quando siamo arrivati in Emilia è stata dura. Passavi per le strade e sputavano per terra. Certa gente l'hanno anche picchiata perché ci consideravano erroneamente dei fascisti. Antonio Zappador, esule istriano e professore oggi stanziato a Carpi, raccontò più volte la seguente storia. La cosa brutta mia personale, che per molto tempo mi ha pesato, è che a 11 anni, quando sono scappato via, non sapevo né leggere né scrivere in italiano, perché i maestri italiani li avevano presi e buttati nelle foibe. Tito ci aveva assegnato, infatti, dei maestri slavi. Bisognava parlare slavo. Quando iniziai a cercare lavoro in Italia mi domandavano sempre «Chi sei?». Rispondere «Sono un profugo istriano» era come dire «Sono un lebbroso». Ed ecco che un popolo che viene disperso in circa 120 località italiane che sono sedi di uno o più campi profughi viene ulteriormente disperso con questa scelta, perché l'esodo, l'esilio è obbligatorio. L'andare migrante è una scelta, dolorosa ma è una scelta. Ma molta della nostra gente, dopo essere stato esule, dovette scegliere di diventare migrante. La scelta dell'emigrazione era risultata necessaria, perché qui non ce n'era. E allora, in questo destino, che si misura o con l'andarsene all'estero, e all'estero non è che arrivavi e ti mettevano... Trovavi la terra in gol. Esatto. E la vita dei campi profughi. Una vita dei campi profughi significa l'alienazione delle persone, perché tu ti trovavi in un campo profughi con papà e mamma, se ti era andato bene. Ma se non era andato bene, eri là con nonno e nonna. E se non era andato... se era andato peggio ancora. Eri con uno zio o con una zia. Addirittura in qualche caso qualche bambino era con i vicini di casa. Per trovare spazio nella società jugoslava, gli italiani dovevano rispondere a precisi livelli di ammissibilità, tali da renderli utili al nuovo progetto di Tito, quali l'apprendimento del serbo-croato e l'abbandono di comportamenti legati al passato tradizionale italiano. Istriani, fiumani e dalmati di lingua e cultura italiana subirono così lo shock di vedersi spazzare via la società nella quale per secoli si erano abituati a vivere. Scampati ai ben noti infoibamenti, i problemi non finivano una volta fuggiti. Tra i più anziani, nei campi profughi, come ad esempio quello di Fossoli nel Modenese, che fu in origine un ex campo di concentramento, molti si lasciarono morire di inedia. Si era rotto ogni principio di unione familiare, perché al massimo eri un pezzetto della tua famiglia, nello stesso tempo eri completamente disgregato da una qualunque realtà sociale. Non c'era più la tua casa, i tuoi vicini di casa, lo spazzino, il postino, no! Eri in un campo profughi. In un campo profughi la tua dimensione di vita era data dalle quattro coperte che determinavano il box. La parola nuova che impara la nostra gente è box. Gravi furono poi le difficoltà nell'accogliere gli esuli in un paese piegato eccessivamente dalla guerra e che aveva ereditato soltanto fame e sconforto. Il presidente del Consiglio, De Gasperi, cercò in tutti i modi di frenare questa emorragia nella speranza di non trovarsi a gestire un'emergenza umanitaria di decine di migliaia di esuli. Le stime sui campi profughi e i centri raccolta sparsi in tutto il nord Italia variano attualmente da 109 a 140. Le vecchie classi dirigenti giuliane, sia chi aveva collaborato nel ventennio, sia chi aveva subito persecuzioni dal regime fascista, erano infatti state già indebolite dalle deportazioni tedesche e furono così falcidiate dalle repressioni jugoslave. L'effetto voluto dagli eccidi comunisti era proprio questo: privare la popolazione italiana autoctona dei suoi dirigenti più autorevoli fino ad arrivare ai più umili, come i parroci. In 4 anni, infatti, furono uccisi 39 sacerdoti, di cui 36 erano italiani di questa zona propria. Alcuni dopo addirittura orrende sevizie. È probabile che inizialmente i vertici jugoslavi non desiderassero un esodo in massa degli italiani. Si trattava pur sempre di manodopera specializzata, altamente alfabetizzata. Sarebbe stata una risorsa umana preziosa per il nuovo stato comunista, a patto che si sottomettesse. Ma gli italiani non avevano alcuna intenzione di chinare la testa. Non praticarono una resistenza armata, ma semplicemente rifiutarono di piegarsi al potere slavo comunista e scelsero alla fine l'esilio in massa. Tuttavia l'esodo per decenni è stato insabbiato o comunque minimizzato dalla storiografia di entrambi i fronti, sia italiana che slava. La questione era stata oggetto di dibattito per un piccolo circolo di storici esclusivamente vicini ai fatti. Ma perché?
Le risposte anche qui sono diverse. Ma alla fine tutte finiscono per concordare su un punto essenziale. Negli ultimi 50 anni l'esodo giuliano-dalmata è stato rimosso per espliciti motivi di convenienza politica. La situazione dell'Europa durante la Guerra Fredda e quella interna dell'Italia in particolare avevano instaurato una sorta di conventio ad silentium, cioè una sorta di omertà politica e pubblica che coinvolgeva tutti i partiti del cosiddetto arco costituzionale, tanto italiano quanto internazionale. Per diverse ragioni non furono interessati a tirar fuori la questione né il Partito Comunista e Socialista né la Democrazia Cristiana. Sul fronte interno poi sopraggiunse la nota amnistia voluta dal ministro della giustizia Palmiro Togliatti, che pose termine o comunque vanificò centinaia di processi in corso atti a non approfondire non solo la questione dell'esodo ma anche quella delle foibe. Della vicenda il PCI non aveva il minimo interesse di parlare. Farlo significava non solo ammettere i crimini di un regime comunista come quello di Tito, ma ancor peggio corroborare dar forza all'ipotesi di corresponsabilità da parte dell'allora segretario del Partito Comunista Italiano Togliatti, che da parte sua non aveva esitato ad abbandonare al loro destino i suoi stessi compagni di partito nell'area giuliana, prima e dopo il 1948, vale a dire l'anno della rottura della Jugoslavia con l'Unione Sovietica. Inoltre non sarebbe stato gradito né a Londra né a Washington che l'Italia tirasse fuori dal cassetto queste stragi, che in fin dei conti quei governi, pur prevedendole, non avevano voluto impedire. La Jugoslavia di Tito era un pezzo prezioso sulla scacchiera degli equilibri internazionali. Aveva spezzato la morsa dell'Unione Sovietica nell'Europa balcanica. La sua posizione di paese non allineato aveva permesso alle diplomazie occidentali manovre diversive altrimenti impossibili nel quadro internazionale, non solo europeo, ma del Medio Oriente e persino dell'Asia. Come rilevò per primo Ernesto Galli della Loggia e poi Paolo Mieli, ma anche lo stesso Gianni Oliva, da una posizione di sinistra moderna, quei massacri incrinavano l'illusione della posizione di un'Italia uscita vittoriosa dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma a dirla tutta non fu proprio così. Le foibe, l'esodo delle province perdute, il trattato del 1947 erano tutte il segno traumatico della realtà, cioè della sconfitta dell'Italia. Dell'incapacità di un paese tra il 46 e il 48 di difendere una parte del suo territorio. Un territorio che era un insediamento storico, al di là degli inevitabili aggiustamenti di frontiera, che non potevano non seguire una guerra perduta. E quella sconfitta nazionale metteva a nudo un equivoco su cui si reggeva la retorica ufficiale della Repubblica, la natura immacolata della resistenza. Erano o non erano le formazioni partigiane di Tito alleate del nostro movimento di liberazione? Chi le aveva lasciate arrivare oltre Risonzo? Chi aveva tradito i partigiani italiani del confine orientale, rendendo vana la loro lotta contro il nazifascismo? Ecco, in questa situazione la nostra gente visse. In questa situazione la nostra gente si sposò, fece figli. In questa situazione la nostra gente ebbe la forza di rinascere e di rivivere, la forza di andare in piazza a protestare, ci avete portato via tutto, non abbiamo più niente. La forza di comunicare ai figli e ai nipoti la nostra storia, cosa significava, cosa eravamo, non eravamo più nulla. Ma questa è una faccia della medaglia, la faccia di chi ce l'ha fatta. Esattamente. La faccia di chi ha combattuto, si è dato da fare ed è diventato anche grande. Lino Benvenuti diventa campione del mondo. Di pugilato. La presa di coscienza con cui si è assistito con interesse in questi ultimi anni all'esodo giuliano è dovuta al fatto che ci si è resi conto che, amputando dal passato recente della nazione gli eventi di queste province, si veniva a perdere il senso della nostra identità nazionale, del nostro cammino di unificazione, dal risorgimento alla Costituzione repubblicana, attraverso quella poi della Prima Guerra Mondiale, che aveva segnato il compimento dell'unità nazionale voluto dai padri del risorgimento. Io stesso, che sono figlio di esuli e sono nato nel 61, per un attimo non sono nato in un campo profughi, io stesso non mi sono mai posto il problema chi sono. Nel momento della consapevolezza ti chiedi, ma io perché sono nato a Trieste? E qualche mio amico mi chiede, ma io perché sono nato a Torino? Ma a Torino sono le casalmente. Io sono nato a Roma, sì, ma a Roma anche Cinecittà per un pezzo diviene campo profughi. Ecco. La domanda del perché siamo nati in altri posti rispetto a quelli dove avremmo dovuto nascere se nulla fosse cambiato. Questa domanda che ti poni per forza, perché a casa nessuno ti ha detto niente, nessuno ha voluto parlare, il silenzio è stato quello che ha dominato. Fa sì che quando hai la consapevolezza di chi sei, di da dove vieni e qual è l'origine della tua famiglia, tu ti domandi perché sono stati zitti.
Di solito il silenzio nasconde una colpa, no? Ma che colpa aveva sta gente? Che colpa aveva sta gente, come ho detto prima, servi della gleba quando non erano i miei nonni, analfabeti, che colpa aveva sta gente? In realtà quel silenzio è un senso di pudore enorme che diventa vergogna. Si vergognava perché non si era più niente. L'Italia rischiava di diventare un paese senza memoria, proprio nel momento in cui i processi di globalizzazione e di integrazione europea richiedevano una giusta dose di consapevolezza nazionale per reggere le difficili competizioni che la attendevano. Fu soltanto nel 2004 che in Italia venne istituito, nella giornata del 10 febbraio, il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Ecco, questa è una storia lunghissima. Noi riteniamo il nostro istituto, l'IRSI, l'Istituto Regionale per la Cultura Istriana, come non dai, ma tale, ritiene che questa storia abbia da essere intesa in questo modo, molto ampio, con questa visione trilogica. Io ho usato il paragone della bestia che ha tre teste, laddove sì, è vero, la prima testa è quella che parla anche di morte, ma l'ultima testa, che è quella che parla di destino, con tutto quello che ha comportato questa, la vita del dopo della nostra gente, per quelle cose che ho appena detto, forse questa terza testa della bestia è la testa più giovane, è quella che ti mostra come una società intera viene spazzata via e come l'alienazione è quella che purtroppo determina la possibilità di rinascere, di rivivere, di costruire. Ecco perché questa è veramente una storia che non finisce mai. In termini concreti, numerici, quale fu l'effetto di questo esodo? Prendiamo il censimento italiano del 1921 in Istria, Dalmazia e nel Quarnero. Gli italiani all'epoca erano oltre 500.000, il 58% della popolazione dell'area. 70 anni dopo, nel 1991, circa 20.000. Da parte slovena e croata, solo di recente, dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, c'è stato un modesto interesse per l'esodo degli italiani dalle terre adriatiche, anche se molto più spesso teso a smontare le tesi più favorevoli agli esuli. Parlare oggi di esodo significa valorizzare la storia di un territorio, quello adriatico, ricco di cultura e storia, un crocevia di traffici e influenze. Gli eccidi delle foibe e l'esodo giuliano rappresentano il punto finale di una secolare lotta per il predominio sull'Adriatico orientale, un territorio a lungo conteso da una popolazione, anzi da due popolazioni, quelle italiane e quelle slave. In un senso più ampio, la sorte degli italiani della costa orientale adriatica è un paradigma della barbarie ideologica del Novecento. Essi lo hanno pagato lo scontro tra queste due ideologie totalitarie, senza le quali il conflitto etnico italo-slavo si sarebbe potuto risolvere in un altro modo, senza una tragedia, senza ingiustizie collettive di tali proporzioni. Parlare di quanto accaduto è quindi necessario per noi giovani, è fondamentale. Non tanto per un anacronistico ritorno al passato, quanto per conservare la memoria storica di un evento che ci accomuna tutti, dal primo all'ultimo, proprio in quanto italiani. Un grazie a tutti per avermi accompagnato in questa cavalcata istriana. Per me è stato un onore potervi parlare di queste cose con questo genere di video. Un ringraziamento enorme a tutti voi. Se questi due video vi sono piaciuti, bisogna anzitutto ringraziare i miei mecenati su Patreon. Senza di loro, senza il loro supporto e il loro desiderio di mantenere viva una fiaccola di cultura in questo angolo di YouTube, questi due reportage non avrebbero mai visto la luce. Ci vediamo presto nel prossimo episodio. Per Aspera ad Astra.